Dovete dunque sapere, per poco che voi comprendiate di questo grande insegnamento, che in quelle regioni sublimi non può esistere sacrificio che non sia un puro atto di gioia, un puro atto di felicità condivisa. L'essenza stessa di questo concetto, poco importa se io personalmente non sono riuscita ad esprimermi bene, è che da quella suprema natura che è felicità è nato l'universo. E lo scopo della limitazione volontaria dell'essere divino, che è il Logos, fu di riversare la felicità inerente alla sua natura essenziale, affinché quando il ciclo dell'esistenza fosse ultimato, potesse esistere una folla di individui raggianti e gioiosi, capaci di condividere la sua felicità perfetta, felicità sempre più grande man mano che l'individuo si avvicina a lui. L'infelicità esiste soltanto a causa del supposto allontanamento da lui, dovuto al velo dell'ignoranza in cui l'anima è avviluppata. Dunque, l'idea fondamentale, se lo credete, è la seguente: che la legge del sacrificio ha per base la natura divina, che il supremo sacrificio al quale è dovuta l'emanazione dell'universo è il dono di se stessa fatto dalla natura, che è beatitudine. Perciò il tutto deve avere per scopo questa partecipazione, questa effusione di felicità. Infine, il fondamento stesso del sacrificio divino è la gioia di espandersi onde unire a sé molti altri. Unione che avrà per conseguenza la pace che oltrepassa ogni comprensione. Questo concetto, una volta capito, ci permetterà di lumeggiare la legge del sacrificio e di comprendere ciò che ho chiamato il suo doppio aspetto, quello della gioia provata anzitutto nel dare, ma essendo la natura inferiore più avida che generosa, il sacrificio si manifesta continuamente nella rinuncia, che è sofferenza. Esaminiamolo questo punto un po' più attentamente. Potremo così evitare ogni contraddizione e forse considerare con mente serena questo grande mistero, come giustamente è stato definito, della legge di sacrificio. Cerchiamo di comprendere che il dare è la massima delle gioie, perché appartiene alla stessa essenza della natura divina. Cerchiamo in secondo luogo di capire che l'uomo, diventando se stesso, cioè diventando coscientemente divino, troverà in sé una gioia sempre maggiore e diventerà per gli altri una sorgente sempre più abbondante di gioia. Dunque, la felicità deve aumentare a misura che la natura superiore evolve. La sofferenza non può avere origine che dal disaccordo e dalle agitazioni della natura inferiore, la quale non è che il sé oberato dall'ignoranza e dall'ingombro delle illusioni. Vedremo dunque, proseguendo questi studi, che l'utilità del dolore è di liberarci dall'ignoranza, che tutto il processo di crescita e di evoluzione è inteso a questo. E benché ciò si traduca in noi continuamente in dolore, sofferenza e conflitto, man mano che il vero uomo interiore si evolve e diventa coscientemente attivo, man mano che esso diventa capace di esprimersi nella natura inferiore, esso si renderà conto che il vero significato di tutti i suoi sforzi è di porgere ad un mondo sopraffatto dalla tristezza
questa manifestazione di gioia e di pace. Gradatamente l'uomo arriverà a permeare la natura inferiore di questa sua convinzione, a purificarla dalla sua ignoranza, a farle discernere la realtà, la quale sostituirà poi l'apparenza ingannatrice delle cose. Dunque, come mai, ci si può chiedere, questa idea di dolore è sempre stata così strettamente collegata all'idea del sacrificio? Perché mai la loro identificazione è tale che la sola parola sacrificio induce immediatamente la persona che pensa o che legge all'idea di un vero e proprio supplizio? Sembra che questo errato concetto abbia le sue origini nella natura inferiore, le cui prime attività tendono invariabilmente ad afferrare, a prendere e a trattenere per il proprio io, isolato e separato. Questo cerca di accumulare esperienze nel mondo esterno, mentre l'uomo superiore, ben lungi dall'essere sviluppato, ha su di lui pochissima influenza, dato il suo stato embrionale. Perciò la natura inferiore si tuffa nel mondo delle sensazioni, aggrappandosi qua e là a tutto ciò che sembra attraente, ignorando la natura delle cose e il loro risultato, trasportata semplicemente dall'apparenza esterna e inconsapevole di ciò che esiste sotto tale aspetto ingannevole. Di modo che queste prime esperienze della natura inferiore, lungamente rinnovate, consistono nella ricerca costante di gioie apparenti e nella costante scoperta che esse sono meno soddisfacenti di quanto prima si immaginava. Ricorderete senza dubbio che un giorno vi ho spiegato dettagliatamente il significato e l'utilità del dolore che insegna gradatamente all'uomo la natura della legge e il carattere transitorio dei desideri sensoriali ed anche dei godimenti inerenti all'uomo animale. Ecco come il dolore conduce alla conoscenza e come pure vi conduce il piacere. Imparando a conoscere questi due lati della natura manifestata, lo spirito acquista un po' della conoscenza che esiste oltre l'apparenza esterna delle cose. Nell'acquisto di tale esperienza, che può essere e di sovente è dolorosa, lo spirito trasforma l'esperienza in sapere, cambia questo sapere in saggezza che gli servirà d'ora dinanzi da guida. A misura che si accumula la saggezza, la quale diventa la ricchezza dell'uomo vero, il sé in via di crescita comincia ad accorgersi di ciò che egli è veramente. Trasforma il sapere in saggezza e questa diventa per lui una sorgente di gioia pura ed inalterabile. E questa saggezza che si sviluppa, accompagnata da una visione più penetrante, dà anche una certa serenità e una forza sempre crescenti. Per questo fatto, ciò che alla natura inferiore sembra doloroso, lo spirito lo accetta senza ribellione, poiché sa che con la sofferenza acquista esperienza. Quando il vero sé si accorge che un piacere avidamente ricercato gli procura delusione ed amarezza, egli trasforma questa esperienza in saggezza. Così considerato, anche il dolore dunque ha il suo lato gioioso, poiché l'uomo vero vede in tale esperienza non la sofferenza transitoria della natura inferiore, ma l'acquisto in sapere realizzato dalla natura superiore. Egli comprende che tutte le sue esperienze significano per lui un aumento di sapere e di potenza. Dunque egli le sceglie. E questa scelta fatta di proposito è gioiosa perché ne vede lo scopo ultimo, l'oro
che uscirà dal fuoco. Consideriamo ora l'essere umano accecato dall'ignoranza nel mondo inferiore. Supponiamo di vederlo sottoposto alle lezioni che la natura continuamente insegna, lezioni severe, penose. Supponiamo di vederlo alla ricerca di godimenti animaleschi, non curante delle perdite e delle sofferenze che ne risultano per gli altri, calpestando i suoi simili pur di far suo l'oggetto desiderato. È certo che nel vedere questo oggetto che si sbriciola fra le mani, il suo primo sentimento sarà di dolore acuto, di intensa delusione, di stanchezza e di disgusto. Sotto questo aspetto, l'esperienza è veramente penosa. Tuttavia, dal punto di vista superiore, essa merita di essere vissuta per il contributo di sapienza che porta all'uomo, per l'atteggiamento che genera in lui ad approfondire le cose della natura, donde gli proviene una più intima conoscenza della legge. Ma c'è dell'altro. La natura inferiore e quella superiore si trovano in conflitto. Quest'ultima, la superiore, si propone un certo scopo che deve avere il suo compimento per mezzo della natura inferiore. Questa non comprende la mira della sua compagna e non si rende conto dell'oggetto che essa ha in vista. Senza la cooperazione della natura inferiore, quella superiore non può raggiungere il suo scopo. E da qui nasce il conflitto con la natura inferiore, talvolta per obbligarla ad andare avanti, tale altra per frenarla. Tutto ciò crea alla natura inferiore, ancora accecata dall'ignoranza, un senso di malessere, di rinuncia forzata di quanto desiderava ottenere. Però lentamente si infiltra nella natura inferiore, a misura che quella superiore riesca ad avere maggiore presa su di essa, la comprensione sempre più netta che è bene tale azione sia fatta, anche se il dolore ne è la conseguenza, poiché il risultato che se ne ottiene è ben degno della sofferenza necessaria per averlo. E il fatto stesso di aver superato la difficoltà con lo sforzo, anche se penoso, procura un aumento di forza tale che il dolore momentaneo dello sforzo è cancellato dalla gioia del fatto compiuto. Durante il processo di sviluppo dell'anima, dunque, avrà luogo, anche per quanto riguarda la natura inferiore, un doppio lavoro nell'intelletto, nell'intelligenza dell'uomo, per cui, di proposito, egli sceglierà uno scopo difficile da raggiungere, semplicemente perché lo desidera al massimo grado. Eppure egli non potrà raggiungere questo scopo senza sacrificare qualche desiderio della natura inferiore. Tuttavia, egli ne fa sacrificio offrendolo al fuoco del sapere. Così facendo, egli si accorge che ha bruciato anche certe limitazioni che lo imprigionavano, certe debolezze che gli impedivano di avanzare e che il contatto col fuoco, che sulle prime sembrava penoso, non è altro in verità se non esporre all'azione delle fiamme le catene che gli impedivano di progredire. Dunque accoglie gioiosamente la liberazione. L'esperienza si ripete e l'uomo si rende sempre più conto della libertà e sempre meno del dolore necessario per acquistare tale libertà. Dal punto di vista interno, ancora una volta questa sofferenza è trasmutata in gioia ed è l'opera dell'alchimia divina. L'uomo si accorge che nell'effusione dell'elemento superiore in quello inferiore, quest'ultimo è condotto a prendere parte alla gioia del primo e a meglio assaporare la sua beatitudine permanente, sempre crescente. E quando l'anima si avvicina alle porte del tempio, quando chiaramente comprende lo scopo di tutte le lezioni passate,
Ecco che finalmente si rende conto che queste erano veramente intese a liberarlo da ogni limitazione e che tutta la sofferenza umana sta appunto nelle limitazioni, le quali impediscono all'anima di identificarsi con i suoi fratelli, di identificarsi con il divino. E più tale convinzione si afferma, più si accentua l'effusione della natura divina, che è l'uomo vero. Più sarà evidente, con la soppressione delle limitazioni, la gioia divina. Si comprenderà che il dolore, lo ripeto, non è dovuto che alla separatività, la quale è radicata nell'ignoranza. Quindi, una volta distrutta l'ignoranza, viene a cessare anche il dolore. Ma vi è di più. Dal momento in cui si riconoscerà che le limitazioni sono illusorie, apparenti e non reali, che se non esistono nel mondo ove l'uomo vero vive, da allora risolutamente si comincerà a trasmutare le facoltà della natura inferiore e per mezzo di questo atto di alchimia ad affinarle, come ho già detto altrove.